Vedete queste monete? Sono state coniate in varie zone d'Italia, in Lombardia, in Emilia, nelle Marche, tutte nello stesso periodo. Non sono monete preziose, sono in leghe povere, ma a loro modo hanno un valore storico. Questa, ad esempio, è stata coniata a Castel Durante, una città che voi oggi conoscete col nome di Urbania. Faceva parte del Ducato di Urbino e quando nel 600 si estinse la linea dinastica dei duchi della Rovere, la città, entrata a far parte dello Stato Pontificio, cambiò nome in onore di Urbano VIII. Questo è un quattrino, una moneta povera, di valore non molto elevato, in rame, ma ai miei occhi ha una caratteristica che la rende molto preziosa. È stata coniata sotto Guidobaldo I da Montefeltro, duca di Urbino, dal 1482 al 1508. Per Guidobaldo lavorava un abile pittore, Giovanni era il suo nome, Giovanni Santi. E proprio da questo cognome latinizzato deriva il cognome col quale si firmerà il suo unico figlio, anch'egli pittore, Sanzio, Raffaello Sanzio. Ebbene, questa moneta potrebbe essere passata per le sue mani, potrebbe averla usata per acquistare i colori per le sue pitture, o magari il pane del pasto quotidiano. Impossibile a dirsi, ovviamente, ma è innegabile che solo questo fatto susciti un notevole fascino. È innegabile è il fascino che le opere di Raffaello suscitano nei milioni di visitatori che ancora oggi le ammirano nei principali musei d'Italia e del mondo. La Galleria degli Uffizi a Firenze, la Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino, la Pinacoteca Nazionale di Bologna o il Museo di Capodimonte a Napoli. E poi il Vaticano, Madrid, Londra, Washington. Insomma, l'opera del pittore Urbinate è amata ed ammirata in tutto il mondo. E così quest'anno, per celebrare i 500 anni dalla morte del pittore, abbiamo deciso di celebrare la sua epoca attraverso i documenti e le testimonianze che ci giungono da quell'inizio di Rinascimento in cui Raffaello nacque, visse e operò. E così come questa moneta è passata di mano in mano per 5 secoli fino ad oggi, i documenti e le informazioni su quei tempi lontani sono ancora disponibili e ve le racconteremo per conoscere meglio il nostro passato, per comprendere il nostro presente e chissà, magari, per prepararci al futuro. I capolavori di Raffaello hanno percorso itinerari complessi, seguendo le vicende dei loro illustri proprietari, che a lungo li custodirono nelle sale dei loro palazzi. È così che è arrivata a Napoli, qui, al Museo di Capodimonte, un'opera che dall'Ottocento è definita la Madonna del Divino Amore, ma in realtà è una Sacra Famiglia. È appartenuta prima ai Pio di Carpi, poi ai Farnese di Parma ed è stata portata qui da Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, ultima della sua famiglia. Era il 1483 quando nacque Raffaello. A Urbino la corte era una delle più celebri d'Italia. Federico III da Montefeltro era morto solo l'anno prima e aveva lasciato il titolo ducale, acquisito da poco, al figlioletto di soli 10 anni, Guidobaldo, unico maschio dei 7 figli avuti dall'amata Battista Sforza. La storia ricorda con poca enfasi Guidobaldo, perché stenta nel confronto con la poderosa figura del padre. Per di più, con lui si interruppe la linea maschile dei Montefeltro e Guidobaldo fu l'ultimo duca d'Urbino con questo nome. Ma è giusto oggi ricordare Guidobaldo e la sua sposa Elisabetta Gonzaga da Mantova, perché alla loro corte furono dedicati e concepiti alcuni dei capolavori artistici e letterari del Rinascimento italiano, che ci riportano continuamente a Raffaello e al suo mondo.
Come abbiamo detto, Giovanni Santi era un attivo frequentatore della corte di Guidobaldo e prima ancora di quella di Federico. E alla corte di Urbino, Raffaello ebbe quindi modo di ammirare e trarre insegnamento dalle opere di grandi artisti del Quattrocento. Ma il mondo di una corte rinascimentale non è fatto di solo gli artisti. Una grande varietà di professionisti di eccellenza si concentra attorno al signore mecenate, dedicando a lui opere come ringraziamento per i favori ricevuti o nella speranza di riceverne. Al duca Guidobaldo, ad esempio, sono dedicate opere letterarie in latino da parte degli umanisti della sua corte, ma anche il piccolo trattato di geometria di Piero della Francesca, il Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, e perfino l'illustre trattato del matematico Luca Pacioli, la Summa Aritmetica. E tra le scienze dell'epoca era annoverata per i suoi collegamenti con la geometria una disciplina fondamentale per chi, come Federico e Guidobaldo, doveva essere in grado di giostrare e condurre le proprie armate in battaglia, la scherma. Di questo era convinto il maestro Filippo Vadi, che nell'incipit della sua opera scrive chiaramente che l'arte della scherma è arte da nobili cavalieri. Il trattato De Arte Gladiatoria di Micandi del maestro pisano Filippo Vadi è uno dei pochi trattati di scherma del XV secolo. Ci piacerebbe pensare che egli possa essere stato il maestro di scherma di Guidobaldo, ma non c'è alcuna prova certa al riguardo. Sicuramente è uno dei trattati più affascinanti del Rinascimento nascente ed uno dei più interessanti concepiti per la corte di Urbino. In esso gli insegnamenti si concentrano attorno all'arma principale che il cavaliere deve sapere utilizzare, la spada a due mani, di cui il maestro spiega le posizioni di guardia, mostra le numerose possibilità in combattimento sia in armatura che senza. Ma non è solo la spada a due mani arma degna di un cavaliere. È necessario infatti che egli maneggi anche il pugnale o la daga, un'arma particolare concepita per colpire di punta e per offendere di taglio. Un'arma di questo tipo era una compagna preziosa per qualsiasi cavaliere che, messo alle strette, non poteva più utilizzare l'arma lunga. Ma il maestro Vadi non è l'unico maestro d'arme che ha legato il suo nome alla corte di Urbino. Facciamo un salto avanti nel tempo. Elisabetta Gonzaga è rimasta vedova e Baldassarre Castiglione frequenta la sua corte. Egli scrive il libro del Cortegiano, nel quale si rivolge al nuovo duca Francesco Maria della Rovere, che dopo la morte di Guidobaldo diventerà duca d'Urbino. Il Castiglione dice qualche cosa che sicuramente avrebbe trovato d'accordo anche Filippo Vadi. Al Cortegian si convien sapere ed aver grazia di fare, del modo che sappia tenere negli esercizi del corpo e come cavalcare, maneggiare l'arme e lottare, e in che consiste la difficoltà di queste operazioni. Ma non solo. Nella corte di Urbino si ha grande stima per un maestro, un altro maestro d'arme. Il nostro messer Pietro Monte, scrive Baldassarre Castiglione, il qual, come sapete, è il vero e solo maestro d'ogni artificiosa forza e leggerezza, così del cavalcare come del giostrare, e qualsivoglia altra cosa, ha sempre avuto innanzi agli occhi i più perfetti che in quelle professioni sono stati conosciuti. Il Castiglione afferma che Pietro Monti fu addirittura maestro d'arme del condottiero Galeazzo da San Severino, che perse la vita nella sanguinosa battaglia di Pavia nel 1525. E sotto il nome di questo maestro si conservano oggi due trattati, uno di arte del combattimento, l'altro di duello d'onore, entrambi pubblicati nel 1509, l'anno in cui, secondo alcune fonti, egli perì nella battaglia di Agnadello. Nonostante non ci siano ancora prove certe riguardo alla sua identità, la figura di Pietro Monte,
condottiero, maestro di condottieri, apprezzata alla corte di Urbino, è una delle più affascinanti di questo scorcio di Rinascimento. E, diciamoci la verità, valeva la pena che fosse raccontata. Da questi pochi esempi già si capisce quanto variegata e multiforme fosse la realtà intellettuale della corte di Urbino, nella quale Raffaello seppe inserirsi e farsi apprezzare. E in effetti non ci sono che parole di lode per lui anche nel libro del Cortegiano, nel quale, in occasione di una disputa, se sia meglio la pittura o la scultura, quando qualcuno si esprime in favore della pittura, lo scultore presente parla così: «Credo veramente che voi parliate contro quello che avete nell'animo, e tutto ciò in grazia del vostro Raffaello, e forse ancor parvi che la eccellenza che voi conosceste in lui della pittura sia tanto suprema che la marmoraria non possa giungere a quel grado». E d'altronde l'arte di Raffaello non andò che migliorando da quegli anni, ma dei suoi viaggi e delle nubi di guerra che si addensavano sull'Italia parleremo nei prossimi episodi.